Bentornati ragazzi nel mio canale, io sono Mito e oggi siamo ancora in un video di Until Dawn. Questa volta il capitolo si fa sempre più interessante. La verità è saltata fuori. C'è stato come al solito un pezzo iniziale che non si è riuscito a registrare, non so perché, ma non era niente di che, a parte che mi sono cagato addosso, quindi sono andato direttamente in bagno, che è il pezzo dove Emily vede per la prima volta questi mostri. Ma io non vi aggiungo altro, noi ci vediamo nel video fra 2 secondi, bella ragazzi.
spaventeresti. Ma allora, come lo uccidi? Il fuoco non gli piace. Non piace neanche a me. Lo temono. È in grado di ucciderli se serve. La loro pelle è come una corazza. Finché non la bruci. Bruci la città. Cosa sono questi mostri? Voglio dire, sono folli e imprevedibili o possiamo anticipare le loro mosse? Seguono determinati schemi, come un animale o un umano. Cioè, hanno tipo degli orari? Cacciano solo di notte. Oh. Perché? Non gliel'ho chiesto. Dritte sui Wendigo? Dico che se mi strofino aglio addosso non sentono più il mio odore. Lo sentono lo stesso. Niente del genere. Non ti possono vedere. Se vesti di notte. Sono come i rospi. La loro vista si basa sui movimenti nel loro campo visivo. Quindi finché non mi muovo, rimango invisibile. Sì, però ti sconsiglio di provarci. A meno che non abbia altra scelta. No. Merda, cos'è successo? È sparito. È troppo tardi. Shh, silenzio. Dobbiamo andare. Ora. Dobbiamo cercare Josh. Potrebbe essere qui. Prima, il Wendigo. Ti immobilizza e poi ti strappa la pelle. Oddio. Da tutto il corpo, un pezzo alla volta, e infine ti mantiene vivo e cosciente mentre divora i tuoi organi interni uno dopo l'altro. Alla baita, allora. Andiamo subito, forse è ancora vicino. Dai, muoversi. Fermo! Non muoverti! Sei spaventato. Silenzio ora. Scappa! Non è tanto facile, cazzo, ragazzi. Porca troia! Ma che cazzo! Indietro! Porca troia! Stiamo scoperto. Dobbiamo andarcene! Ah! Oddio! No, è già morto, sapevo. Oh, cazzo. Questo. Prendi questo. Questo. Merda! Questo. Questo. Ash! Oh, grazie al cielo! Fammi entrare! Oh, mio Dio! Chris! Mio Dio, cos'è successo? Dobbiamo andare, quel mostro era proprio dietro di me! Via! Bella. Oh mio Dio, ragazzi, grazie al cielo! Che ci avete messo tanto? Sopra ci sono dei problemi. E non pochi. Dov'è il tizio con lanciafiamme? Sì, lui... Non ce l'ha fatta? Oh, no. Cos'è successo? Quella cosa l'ha fatto a pezzi. Davanti a me. Oddio. Sono solo queste le porte? Sì. Ne sei sicura? Cosa stai cercando?
Un'altra via d'uscita. Mike, non credo sia una buona idea. Dovremmo restarcene qui, fermi fino all'alba, finché non saremo salvi. Oh, davvero? Perché era quella lì? Pronti per diventare una bella cena per quella cosa quando deciderà di farci a brandelli? Arriveranno i soccorsi domani mattina. Non sembri convinta. E invece arriveranno, vero Em? Sì, sì, cioè, vero? Aspettate pure, io vado. Mike, non abbiamo la chiave della funivia. Josh, ce l'ha lui. Josh? Uno dei suoi giochetti. Oh, grandioso. Se quella cazzo di cosa ha preso Josh, beh, tanti saluti. No, non so, Mike, è possibile. Cosa è possibile? Potrebbe averlo portato giù nella miniera. Eh? Ho visto cose orribili là sotto. Credo che sia la tana di quella cosa. E... Cosa? Al diavolo. Prenderò la chiave dalla camera da letto di quel coso e poi porterò tutti quanti via da qui. Che cosa sono? Sono... è la sacca di quell'uomo. È una mappa? Quel tizio era pronto a tutto. Non proprio. Cos'è questo posto? Oh mio Dio. Che cos'è? Sono stato là. È stato orribile. Davvero? Alcuni si sono salvati, ma circa 15 sono morti. Ho trovato dei documenti. Sapevano che la miniera era pericolosa, ma non l'hanno detto. Non so bene cosa significhi, ma ho trovato una sedia. Con sangue secco ovunque. Forse qualcuno torturato. Michael, possiamo pensare a come cazzo faremo a uscire da questa storia? Dico solo che è strano tutto ciò che è successo quassù. La cosa strana è che c'è un tunnel che conduce dal sanatorio alla baita. Ecco come sono tornato. Questo l'ho visto quando ero là sotto. È là che vive. Em, cos'è quella? Eh? Che cos'è? Ash. Em, oh mio Dio, mio Dio. No, non mio è niente, Dio, mi ha morso. Ti ha morso? Chi ti ha morso? Il Wendigo. Il cosa? Non è niente, davvero, soltanto un graffio. Stai bene? Cazzo. No, non mi fa neanche male, davvero. Non è niente. Em, se ti ha morso... So cosa state pensando, ma io sto bene. Davvero? Sì. Emily, facci dare un'occhiata. Emily, se il Wendigo ti ha morso, potresti diventare una di quelle cose. Non dire stronzate. Ha detto che nascono quando ci si divora vicenda, ricordi? Aspetta, sei sicura? Sì, succede se ti mordono, diventi uno di loro e alla fine ti trasformi e ci attacchi. Oddio, oddio, oddio! Non puoi restare con noi. Cosa? Mike! Devi andare. Mi stai prendendo in giro? Ci stai mettendo tutti in pericolo. Te lo scordi! Emily! Non puoi restare qui. Mike, datti una calmata, ok? Non sappiamo se funziona così. Forse è solo un morso. Ho visto cosa fanno quei mostri. E non voglio rivederlo. Ma cosa vi prende, ragazzi? Cosa fate? La porta è qui. Puoi scegliere di uscire liberamente. Grande fratello. Oh no, lo sapete benissimo che mi state condannando a morte, dato che sapete che c'è un Wendigo là fuori pronto a farmi a pezzi come con... Ok, cazzo, vuoi andartene? Vai, fuori di qui! Wow. Ok. Wow. Mike, calmo! Tu vuoi sparare? Mike, a me! Dobbiamo restare al sicuro, Em! Ti prego! E qui non è sicuro finché ci sei tu, non per noi! No, no, non farlo! Mi dispiace molto. Cazzo, non posso farlo. Oh mio Dio. Hai fatto la cosa giusta. Spero che sia così. Forse. Per ora. Merda. Cazzo. Tienila d'occhio. Se vedi qualcosa di strano, sai cosa fare? Sì. Restate qui, ok? Là fuori è pericoloso. Tornerò fra poco.
Speravo che ci avrebbe aiutato. Il tizio col lanciafiamme. Ora non abbiamo più scampo. No, ragazzi, questo vuol dire che dovremo essere forti. Dovremo farcela da soli. Non so se ci riesco. Beh, poi leggetevo come al solito. Oh, no. Cosa? No. Che c'è scritto? Cosa dice? Dice che il morso, se ti mordono, non è infetto. Non succede niente. Fammi vedere. Scusa, cosa hai detto? Emma dice che starai bene. Dice cosa? Starai bene. Bene, Mike quasi mi sparava e dovrei star bene. E la stronza quasi lo lasciava fare. Ehi, sei ingiusta, era spaventata. Io sono quella spaventata. Scusami, Emily, non sapevo cosa sarebbe accaduto. Nessuno lo sapeva. Una scusa, non c'è scusa per questo. Ti prego, cerca di capirmi. Capisci questo, stronzetta del cazzo? Scusami. Merda. Let him in. La merda. Dobbiamo raggiungere Mike. Subito. Siamo in quattro, ma. Joshua. Dovevi darmi retta. Delle persone sono morte per le tue scelte. Non so cosa sia peggio, se provocare eventi che hanno portato alla morte di qualcuno o lasciare che si verifichi una tragedia. Perché non riesci ad alzare nemmeno un dito per aiutare gli altri. Ricordi l'anno scorso? Eh? Di come hai lasciato morire le tue sorelle? Non hai fatto nulla! Paralizzato dalla tua paura egocentrica mentre una vera minaccia si avvicinava. È colpa tua, Josh. È tutta colpa tua. Il tuo gioco è finito malissimo. E i tuoi amici, le tue sorelle, ti hanno abbandonato. Sei solo. Riesci a sentire il gelo della tua solitudine? Eh? Perché li hai feriti? Joshua, perché li hai feriti? Oh, e invece sì. Erano tuoi amici, li hai ingannati, li hai mentito e li hai immersi in una notte di puro terrore. Speriamo che non sia troppo tardi per la tua espiazione e che i tuoi amici, se lo sono ancora, possano salvarti da questa emarginazione. Ok ragazzi, il video potrei dire che può giungere al termine qua. Come al solito lasciate un bel like se vi è piaciuto il video, un commento qua sotto e iscrivetevi al mio canale. E niente, ci vediamo in un altro episodio di Until Dawn. È troppo tardi. Shh, silenzio. Sì, lui. Fermo. Non muoverti. Porca troia, ma che cazzo! Cosa stai cercando? Un'altra via d'uscita. Mike, non abbiamo la chiave della funivia. Josh, ce l'ha lui.
M, che cosa sono? Potrebbe averlo portato giù nella miniera. M, cos'è quella? Eh? Dobbiamo restare al sicuro, M. Ti prego. Cazzo, non posso farlo. Oh mio Dio. Hai fatto la cosa giusta. Tienile d'occhio. Tornerò fra poco.